Ciao a tutti, visto che qualche giorno fa è stato il mio compleanno, precisamente il 24 febbraio, ho deciso di festeggiare alla grande e prepararmi la famosissima cream tart, una torta favolosa che ormai sta spopolando sul web. Praticamente si vedono solo torte a forma di numero, di cuore, di lettere. Io la farò a forma dei numeri degli anni ovviamente che ho compiuto, ma con una piccola variante rispetto a quelle che circolano su internet, ossia la frolla sarà quella delle ciambelline sarde, quindi molto più friabile, dal sapore più intenso. La crema al centro sarà il pistacchio. Che bontà! Iniziamo a preparare la frolla. In una ciotola versiamo lo zucchero, i tre tuorli, l'uovo intero, poi grattugiamo il limone e mescoliamo bene con una frusta a mano. Aggiungiamo poi il resto degli ingredienti, la farina quindi, poi la cannella, successivamente anche il lievito vanigliato, lo strutto che l'abbiamo tenuto a temperatura ambiente, quindi in modo tale che si sia un po' ammorbidito, e poi iniziamo ad impastare con le mani fino a formare un impasto bello, liscio ed omogeneo che divideremo in due parti. Divideremo l'impasto in due parti uguali e lo metteremo da una parte a riposare coperto per mezz'ora. Nel frattempo stampiamo i numeri o le lettere, insomma le forme che più ci piacciono, per avere appunto un riferimento, e poi successivamente le ritaglieremo. I miei 32 sono in formato A4, quindi un foglio intero, escono belli grandi. 32 o 23 anni? Si può fare, si possono scambiare, si può fare il trucchetto. Ora prendiamo una parte di impasto, la stendiamo sopra un foglio di carta da forno cercando di mantenere i bordi simmetrici e adagiamo il numero sopra. Ritagliamo ora con precisione e l'impasto avanzato lo possiamo rilavorare tranquillamente e ristendere, perché ci occorrerà poi per l'altro numero. Dovremo fare i numeri doppi perché ovviamente uno è la base e uno sarà, chiamiamolo, il coperchio, ecco. Quindi procediamo così, in questo modo. Facciamo preriscaldare il forno, quindi almeno 10 minuti prima, cuociamo i primi due numeri bucherellando quello che dovremo usare come base, bucherellandolo con i rebbi di una forchetta, in modo tale che in forno non si gonfi troppo, essendoci comunque lievito nell'impasto. E quindi li inforniamo in forno già caldo a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Nel frattempo facciamo la stessa cosa per gli altri numeri e alla fine, con gli avanzi della pasta, possiamo anche ricavare ad esempio delle formine a piacere, ecco, che ci occorreranno poi come decorazione finale, ad esempio dei graziosi biscottini a forma di cuore, di fiore, oppure a forma di faccina, insomma libero spazio alla vostra fantasia. E successivamente inforneremo anche quelli alla stessa temperatura. Poi, una volta sfornati, mi raccomando, fate attenzione a come li manipolate, perché sono molto friabili e quindi ci potrebbe essere il rischio di romperli. Conviene farli un attimino freddare e poi trasferire successivamente con la carta da forno sopra un altro vassoio. Ora cuociamo anche gli altri due numeri, così come vi ho detto precedentemente, quindi alla stessa temperatura, nello stesso identico modo, quindi bucherelliamo soltanto un numero in modo tale che non si gonfi, e poi, una volta che li abbiamo sfornati, li mettiamo da una parte a freddare.
Ora prepareremo la crema pasticcera. Io uso il Bimby, ma si può fare ovviamente anche con il metodo classico, tranquillamente. Nel boccale quindi versiamo lo zucchero, il cucchiaino di zucchero a velo vanigliato, la scorza di un limone, sempre biologico mi raccomando, poi la farina e polverizziamo per 20 secondi a velocità 7. Aggiungiamo poi il latte, le uova e le uova intere, mi raccomando, e cuociamo per il tempo indicato, quindi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 4. Una volta pronta aggiungiamo anche la pasta pura di pistacchio, questo cibo degli dei, e continuiamo ad amalgamare. Guardate che meraviglia, che bel colore che è venuto fuori, è strepitosa, poi si sente un buonissimo profumo di pistacchio. La versiamo in un'altra ciotola coperta poi con pellicola trasparente a contatto con la crema e la facciamo freddare completamente, mi raccomando. Una volta fredda poi la possiamo usare per farcire i numeri. Con l'aiuto di una sac à poche iniziamo quindi a creare tanti ciuffettini in risalto. Fatto questo, copriamo con i rispettivi biscottoni, sempre facendo attenzione a come li prendiamo, e poi metteremo nel frigo. Nel frattempo montiamo la panna fresca con un cucchiaio di zucchero e sempre poi con la sac à poche creiamo la decorazione a ciuffetti sopra i numeri. Poi io comunque ho usato la bocchetta a stella, ma ho visto che in tanti per fare questo tipo di torte utilizzano quella liscia. A me piaceva così, comunque ovviamente come vi ho già detto prima libero spazio alla vostra fantasia. Io vi do la mia versione secondo i miei gusti. E ora creerò delle rose intagliando le fragole in questo modo, così come vi sto mostrando nel video. Alcune le farò anche a forma di piccoli cuoricini. Ovviamente i ritagli delle fragoline finiranno dritti dritti nel mio pancino e che li lasci lì, non sia mai, non si butta via niente qui. La stessa cosa farò anche con i kiwi, però ovviamente voi siete liberissimi di utilizzare la frutta che più vi piace. Sistemerò poi tutte le decorazioni sopra i numeri e metterò la torta a riposare nel frigo. Prima di mangiarla dovranno passare almeno 3 ore in modo tale che si raffreddi per bene, si assembli per bene. Ho voluto mettere sopra dei cuoricini rosa di zucchero, i cuori di biscotto preparati con i ritagli d'impasto, i cuoricini di kiwi e dei bastoncini al cappuccino e cioccolato presi all'Eurospin. Successivamente metterò anche le candeline e via la canzoncina! Tanti auguri a Marta, tanti auguri a te. Devo aspettare mamma. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Marta, tanti auguri a te. Ora vi mostro quanto è morbida al taglio e deliziosa. E questo è il mio primo pezzetto che ho mangiato. Sono veramente felice, felicissima, super soddisfatta, super emozionata di essermi preparata una torta così per il mio compleanno. Quest'anno sì, volevo qualcosa di diverso dalla solita torta tonda e vi devo dire che mi sono totalmente innamorata della cream tart. Spero tanto che la proverete. Vi mando un grandissimo abbraccio e vi rimando ai prossimi video. Ciao!